perché sicuramente c'erano medesimati o nei panni di chi ascoltava o nei panni di chi spiegava. Il problema di fondo è che c'è stata una grossa differenza tra la scuola bottega dei tempi passati e il moderno metodo di insegnamento. All'epoca il maestro insegnava con l'esempio ed era una causa di forza maggiore, perché la bottega doveva sopravvivere se non doveva produrre, e chi ne rispondeva in prima persona era proprio il maestro. Nella scuola gli allievi, diciamo che non potevano sottrarre tempo al maestro per spiegazioni, e in genere o producevano, oppure se non producevano erano costretti ad andarsene, così pure se dovevano andarsene operavano male, perché dovevano collaborare con il maestro. Nella scuola moderna, detto tra di noi, nel momento in cui non c'è un obiettivo chiaro di produzione, chi giudica sempre il professore, il docente, non succede niente se gli studenti non imparano niente. Anzi, nella maggior parte dei casi si dice vabbè, quello non capisce niente, quello viene bocciato. Nel film il maestro, all'inizio del film, proprio il maestro parlava di un ragazzo che era bocciato sin dall'inizio dell'anno. E tutto questo ci porta, e poi il fatto stesso che spieghiamo a parole anche fatti molto complessi, dando per scontato più delle volte che gli studenti conoscono almeno i termini usati da noi, e se non li conoscono ricorrono sul libro, ci porta a un insegnamento che è più un esame che un insegnamento. Infatti nel film Leonardo è stato sottoposto a continuo esame dal gioco delle carte, al fatto della febbre che appena sbagliava la temperatura 38, ma guarda, non capito niente, e c'è stato quasi una deformazione, seppur inconscia, del docente di garantirsi un distacco tra lui e gli studenti. Nella scuola bottega, se lo studente superava il maestro, c'era un fatto di gratitudine da parte del maestro. Pensa alla storiella di quel discepolo che, incaricato dal maestro di fare attenzione a che le mosche non si posassero sul quadro appena finito, appena il maestro se ne va, lui dipinge una mosca. Il maestro ritorna, si va su tutte le furie, poi appena si accorge che la mosca non è reale ma è dipinta, si congratula con il discepolo. Ma questo perché sapeva benissimo che discepoli in gamba la qualità della scuola e della bottega quindi migliorava, e questo comportava una maggiore introito nella produzione. Tornando per un attimo al discorso avviato all'inizio su chi è portato o non è portato per architettura o ingegneria, chiaramente questo non fa parte del DNA, ma secondo me dipende essenzialmente dalla formazione di base, tra i 5 e massimo fino a 15 anni. Non so se vi ricordate il film Una roccia gialla, dove il maggiordomo abbastanza professionale, alla domanda quanto tempo occorre per formare uno come lei, lui risponde: pochissimo signore, appena 2 generazioni. E in effetti bisogna riconoscere che tutti coloro i quali si affermano professionalmente, generalmente, almeno come regola generale, hanno cominciato a respirare l'aria della professione, del mestiere, sin da piccoli. Non è il caso di citare, per esempio, Schumacher, che ha cominciato a guidare, seppure in macchine non in Formula 1, ma a 3 anni e così via. Personalmente, guardando un po' indietro, nella scuola elementare, tra prima e seconda elementare, tutto quello che ricordo è le suore che mi pungevano la mano se scrivevo con la sinistra, perché io ero mancino e mi hanno abituato a scrivere con la destra. E in seconda elementare il maestro, mi ricordo sempre la scena di un maestro che preso per l'orecchio un ragazzo che sbatteva la testa contro il muro.
in terza elementare, diciamo che siccome stavo a Foggia e la casa in cui abitavamo è stata distrutta, sono stato per un anno insieme ai miei, a mia madre e a mia sorella al paese di mia nonna. E qui di fronte all'abitazione c'era una bottega di un falegname. Qui lo vediamo quando era giovane, però io l'ho conosciuto in età, non dico avanzata, ma abbastanza più là negli anni, e ho passato ore e ore a vedere come lavorava. Erano i tempi in cui non c'erano macchine elettriche, seghe elettriche, eccetera, tutto funzionava con lavori a mano. Ricordo che per tagliare una tavola abbastanza grande erano in due, passava del tempo che lo facevano in strada con seghe di questo tipo. Ed era bellissimo vedere come lavorare, perché lavorava con passione e con convinzione, con attrezzi svariati, ma tutti diciamo manuali, tipo le piallette che qua vediamo. Faceva di tutto, dai lavori grossolani fino ai mobili, fino, mi ricordo, alle casse da morte, che non erano le casse da morte del Far West, erano autentiche opere di scultura in legno. E così poi c'erano tante altre botteghe, tipo il vasaio, ed era bellissimo vedere sta gente che siamo in tempi di guerra. Per fortuna la scuola non funzionava perché è stata occupata prima dai tedeschi e poi dagli americani, quindi i ragazzi avevano molto tempo libero per fermarsi a osservare queste cose qua. Si stava, dicevo, il vasaio che con un tornio fatto diciamo in casa riusciva a sfornare opere di tutti i tipi in Creta, così il fornaio e via via. E tutto questo, diciamo che essenzialmente tutto questo mi è tornato utilissimo poi proprio nella professione, cioè negli studi. Perché all'università, per quanto riguarda i plastici, non sono sfiziato con plastici, fotomontaggi e cose varie, ma di certo non c'è stato nessun corso universitario su come si fa un plastico, su come si fa un fotomontaggio, su come si fa una fotografia. Nelle prove più cruciali lo studente restava isolato, doveva cavarsela da solo, e si fa finire che impara più in questa maniera che ripetendo a memoria una serie di fatti di cui poi non eravamo tanto convinto. A 30 anni, quando ho avuto uno studio tutto per me, mi sono sfiziato a disegnare un arredamento e realizzarlo in scala 1 a 1. Ma proprio perché le esigenze erano particolari, avevo bisogno di farmi un riquadro del muro per mettere il proiettore e coprirlo poi con un quadro che avevo fatto io stesso, un cassetto per mettere il registratore stereofonico collegato che comandava anche il proiettore di diapositive, e uno schermo decente di cui ho fatto l'intelettuale perché di quelle dimensioni non esisteva, ho comprato la plastica da cinema proprio, e mi sono fatto uno schermo come dicevo io, perché non si poteva chiamare il muratore per fare un riquadro che avrebbe fatto a modo suo, un falegname che avrebbe fatto il modulo a modo suo, e aspettiamo un attimo, e stavo lavoravo col trucciolato ancora. Comunque avevo raggiunto un ambiente che mi soddisfaceva. Quando poi lo studio si è trasformato in abitazione e ha cominciato il terrazzo che è rimasto praticamente inutilizzato, è stato sfruttato centimetro sul quadrato per centimetro quadrato, sia per quanto riguarda l'arredo esterno, sia per quanto riguarda, proprio mi sono creato una falegnameria, un piccolo laboratorio con l'armadio a muro contenente tutti gli strumenti e sul modello di quelle che esistevano in tutte le case alpine, perché a quei tempi erano in montagna, nei momenti morti la gente lavorava e provvedeva alla manutenzione della propria casa, che è fondamentale questo, sia per un fatto di cultura, perché è come per l'automobile, chi capisce e riesce perlomeno a fare la manutenzione grossolana della propria macchina, la mantiene meglio e la guida meglio. E così per quanto riguarda l'interno. L'interno richiedeva un intervento proprio, la cassaforma del tavolo che spunta dal pavimento su una base di 10x30 cm.
l'ho fatta personalmente, non c'era da fidarsi dei muratori, i quali hanno fatto un terrazzo, un tavolo che era un tavolo con la forma di un tavolo in legno, però solo che anziché legno era cemento armato. E immaginate cosa ne è venuto fuori. E così anche per quanto riguarda le luci. Le luci uno se le deve studiare sul posto. Oggi per fortuna esiste la modellazione e questo consente di realizzare delle immagini a livello fotografico che riescono a far prevedere cosa può essere realizzato, e mi auguro che sia l'unico modo per creare una comunicazione tra il progettista e l'esecutore, che di solito è l'operaio o un altro ingegnere che dirige il lavoro. Ma rimango sempre la convinzione che l'ingegnere deve lavorare con gli operai. Io quando facevo professione ci ho provato in un caso a chiedere di restare come operaio e successo il finimondo, invece si è quasi spaventato e volessi controllare qualsiasi cosa, ma era solo un modo per comunicare meglio, perché che se ne dica, con dei disegni in bianco e nero e a fil di ferro non si può comunicare un ambiente architettonico. Qua vediamo nel caso siamo alla cattedrale Cerenzi, che è stata rilevata fotogrammetricamente dai vigili urbani di Bari nell'80. Adesso con la modellazione stereometrica noi possiamo ricostruire l'ambiente fotografato, e la differenza fra la fotografia e il modello virtuale, che indubbiamente non è fedele quanto l'immagine fotografica, sta nel fatto che il modello può essere ruotato, può essere smontato e può essere visto da qualsiasi punto di vista. E questo, che se ne dica, è il minimo indispensabile per qualsiasi intervento di trasformazione sull'edificio.